Mana, il grande libro di Huna, lo sciamanesimo hawaiano, di Giovanna Garbuio, Francesca Tuzzi e Rodolfo Carone, per Edizioni Il Punto d'Incontro. O Mana è una via per ritrovare pace e armonia nella nostra vita, per far splendere la nostra luce e riscoprire la felicità. La conoscenza di Omana insegna che la gioia, l'armonia e la pace sono in noi e iniziano da noi. Lo sciamanesimo hawaiano, o spiritualità Omana, giunta recentemente in Occidente con il nome di Huna, non è una dottrina strutturata in regole e dogmi, ma è un modo di essere basato sul riconoscere, attraverso la pratica e l'esperienza, ciò che è più efficace per noi. Si tratta di un sistema estremamente pratico che nella sua forma più pura permette a una persona di entrare in connessione consapevole e duratura con la sua più alta saggezza interiore. La tradizione di Omana ci offre dunque una filosofia di vita profondamente armonica, consapevole della necessità di recuperare l'equilibrio originario in ogni settore della nostra vita, e si basa sulla consapevolezza dell'amore come origine di tutto, con la visione dell'umanità, della natura e del divino come parti equilibrate della stessa comunità cosmica. Tutto è uno, uno è amore, tutto è amore che si muove in direzione di se stesso. Kumu Serge Kylie King, nel suo libro La padronanza del sé nascosto, ci fa notare che ogni attento osservatore è in grado di comprendere e di verificare che il nostro mondo e l'universo intero evolvono sulla base di alcuni principi che rimangono sempre gli stessi. Qualche abitante del pianeta Terra, particolarmente perspicace, possiamo anche definirlo illuminato, nel corso della storia è riuscito a identificare tutti o parte di questi principi. Chi ha compreso il meccanismo ha cercato di farlo comprendere anche ai propri simili, contemporanei o posteri, ma purtroppo ogni volta che semplici principi venivano enunciati dall'illuminato in questione, invariabilmente, poco dopo, venivano complicati e sovrastrutturati da menti ottuse che vedevano nella loro semplicità la prova della loro falsità e inadeguatezza. Secondo Max Freedom Long, la parola indicante la cultura spirituale hawaiana, che comprendeva tutte le loro tradizioni, pratiche e credenze, era andata perduta. La verità è che lui non riuscì ad individuarla, perché noi oggi sappiamo che quella parola è appunto Omana. Certamente, soprattutto ai tempi delle ricerche di Freedom Long, il codice di segretezza era così stretto e così rispettato che egli ebbe non poche difficoltà a penetrare i segreti del popolo hawaiano, tanto che si convinse che i kahuna, intesi come sciamani, si fossero estinti. Con l'andare del tempo si persuase che il termine per definire la spiritualità hawaiana non fosse mai stato coniato, come se fosse un concetto troppo sacro per essere nominato, come accadeva in molte culture per il nome di Dio. Perciò pensò di inventarne uno lui e, basandosi appunto sulla parola kahuna, che identificava anche i maggiori conoscitori di tale conoscenza ataviche, definì questo insieme di credenze con il nome di Huna, parola che significa segreto. La denominazione Huna, quindi, la dobbiamo a Max Freedom Long, circa nella metà del 1900. Questa parola, che Max Freedom Long non riuscì mai ad individuare, e non è l'unica cosa che non scoprì, e che indicava la spiritualità hawaiana, oggi sappiamo che era Omana, parola che rappresenta l'atto di riconoscere attivamente il mana, ossia l'energia vitale presente in ogni cosa. Pali Jaili ci dice che era chiamata Omana l'azione di introdurre mana nella propria esistenza, ossia l'atto di materializzare il flusso di forza vitale. Quindi un'azione che non aveva nulla né di segreto né di nascosto, ma un atto che consentiva che la forza vitale fluisse liberamente verso tutti quelli che l'accettavano. La leggenda ritrova tracce di Omana Huna in Lemuria. Si dice che i popoli del sud del Pacifico discendano da Mu e che Huna Omana fosse la loro filosofia religiosa. In hawaiano, huna significa semplicemente nascosto, segreto appunto.
Ciò che attualmente è sicuro è che questo termine non sia stato utilizzato tradizionalmente per indicare il sapere esoterico di questo popolo. Il dottor Serge Kylie King, che è attualmente il maggiore esponente della filosofia Huna, ama sottolineare che non c'è nulla di nascosto in Huna, semplicemente in molti non si accorgono della sua presenza, non ci fanno caso, non sono capaci di vederla soltanto perché non si preoccupano di farlo. Perciò Huna non è da intendere come un segreto che deve rimanere nascosto, ma è segreto solo perché per molto tempo è stato ignorato. In questo libro, Omana, il grande libro dello sciamanesimo hawaiano, abbiamo cercato di tirare fuori tutto questo dal suo nascondiglio.